La FIOM chiede alla Fiat un incontro urgente sull'intenzione di disdire il contratto nazionale di lavoro. Dopo l'annuncio della Fiat di voler procedere alla disdetta di tutti gli accordi vigenti nel gruppo e del contratto nazionale dei metalmeccanici, la FIOM CGIL ha chiesto all'azienda un incontro urgente, con una lettera inviata oggi in cui si formalizza la richiesta. Scuola, FLC-CGIL alle forze politiche, chiediamo un'inversione di tendenza. La FLC-CGIL, la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, intende presentare alle forze politiche le proprie proposte ed elaborazioni e chiedere con forza un'inversione di tendenza rispetto alle politiche depressive messe in campo dal governo Berlusconi nei comparti della conoscenza. È nostra intenzione, dicono, provare a definire delle priorità rispetto alle quali tentare di realizzare risultati concreti nel breve periodo. Per questa ragione, prosegue il sindacato, stiamo predisponendo due dossier, uno per la scuola e uno per università, ricerca e AFAM, che riassumeranno quanto elaborato dalla nostra organizzazione negli ultimi 3 anni e che rappresenteranno, insieme al documento Riconquistare il contratto nei comparti pubblici della conoscenza, una completa piattaforma rivendicativa. Lunedì 28 novembre alle ore 15 presso la FLC-CGIL nazionale è stato organizzato il primo incontro che avrà come tema la scuola. La segreteria nazionale incontrerà dunque i responsabili scuola dei partiti politici dell'ex opposizione insieme ai parlamentari componenti delle commissioni di Camera e Senato. Il testo del primo dossier sarà disponibile sul sito www.ricostruiamolitalia.it e su www.flccgl.it. Maltempo, CGIL, sbloccare i fondi FAS e stanziare risorse per la messa in sicurezza del territorio. Servono interventi immediati per la messa in sicurezza dei terreni incolti e abbandonati, per la tenuta dei boschi. Non basta pensare solo al corso dei fiumi. Lo sostiene Oriella Savoldi, responsabile del Dipartimento Ambiente e Territorio della CGIL nazionale, a proposito della nuova situazione di emergenza che si è determinata con il maltempo di queste ultime ore. Secondo la CGIL, la mancata prevenzione e programmazione degli interventi ordinari di manutenzione, insieme alla non realizzazione di interventi strutturali, sono da considerare con cause delle tragedie che colpiscono intere popolazioni in vaste zone geografiche del nostro paese. Prima di tutto, la CGIL chiede che vengano sbloccati i fondi FAS, oltre a stanziare risorse senza sottoporle al patto di stabilità. Serve molto di più delle misure incentivanti ventilate dal nuovo ministro dell'Ambiente, dice Savoldi, tanto più in una situazione come quella del Messinese, dove ancora non sono arrivati finanziamenti per i danni precedenti e i vigili del fuoco attendono dal 2009 il pagamento dei lavori straordinari imposti dall'emergenza di allora. Le vite umane, conclude Savoldi, hanno un valore incommensurabile. Per la loro salvezza va innescato un cambio di direzione verso la conservazione, lo sviluppo e la sicurezza. Le donne scrivono al ministro Fornero: la legge contro le dimissioni in bianco va ripristinata. 14 donne, tra cui il segretario confederale della CGIL, Serena Sorrentino, hanno preso carta e penna e hanno oggi scritto al ministro Fornero perché venga ripristinata la legge 188, varata per cancellare l'abuso delle dimissioni in bianco. Tra le firmatarie Titti Di Salvo e Marisa Nicchi, promotrici della legge nella scorsa legislatura. Le segretarie confederali di CGIL, CISL, UIL, giornaliste, imprenditrici, donne della politica, della società civile e della cultura. La legge priva di costi, semplice ed efficace, era nata per impedire le dimissioni in bianco. Venne votata all'unanimità alla Camera e a maggioranza al Senato, dove l'opposizione principale fu condotta dall'allora senatore e poi ministro del Lavoro Sacconi. È al momento dell'assunzione, infatti, si legge nella lettera al ministro, che capita che venga richiesto di firmare una lettera di dimissioni volontarie, definite in bianco perché senza data. La data verrà messa successivamente, quando quella ragazza sarà incinta o quel ragazzo avrà avuto un infortunio o una lunga malattia. Le firmatarie della lettera affermano inoltre di voler prendere sul serio l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio di valorizzazione dei giovani e delle donne come condizione per il futuro del Paese. Noi donne, concludono le firmatarie, noi che abbiamo promosso quella legge nel 2007, pensiamo che il futuro del Paese parta da questo atto concreto e simbolico, dal ripristino della dignità e civiltà del lavoro, dal ripristino della legge 188.